Grazie Presidente, no, perché in determinate situazioni la verità è d'obbligo e le precisazioni pure. Dunque, allora, questa. Posso avere silenzio, Presidente? Scusi. Allora, sulla commissione congiunta a cui ha fatto riferimento la Presidente Iori si è tenuta il 25 luglio. Quindi è chiaro che, calendario alla mano, in prossimità con una capigruppo già effettuata rispetto alla programmazione relativa all'assestamento di bilancio, era impossibile inserire questo provvedimento in altro modo. Faccio due ulteriori considerazioni. Il provvedimento era arrivato all'attenzione delle commissioni, ma dietro un confronto che ho fatto direttamente sia con la Commissione Lavori Pubblici che con la Commissione Urbanistica, abbiamo deciso di inoltrare all'Avvocatura una richiesta di ulteriore approfondimento sul provvedimento proprio per avere le, diciamo, rassicurazioni e, diciamo, tutte le considerazioni possibili sulle modalità con cui avessimo dovuto procedere su questo provvedimento. Nella Commissione congiunta, ovviamente il provvedimento è stato ampiamente rappresentato, è stato discusso, sono stati con gli uffici sviscerati tutti gli aspetti. E c'è stato un sostanziale, diciamo, benestare di tutti quanti i commissari sulla necessità di portarlo rapidamente per permettere agli uffici di procedere. E mi risulta pure che sia stato fatto un accenno nelle capigruppo, almeno anche informali, insomma, durante questa fase di bilancio, sulla necessità di introdurre in aula in questa giornata possibilmente questo atto. Il regolamento mette a disposizione questo strumento, che è uno strumento che appunto serve proprio in queste occasioni, e credo che sia giusto che l'Assemblea, perché ricordo che è vero che ci sono, dentro questa Assemblea ci sono pure i consiglieri di maggioranza che evidentemente possono, tramite gli strumenti del regolamento, operare in determinate direzioni, viene sottoposta oggi all'attenzione dei consiglieri che secondo noi hanno tutti gli elementi per poter procedere serenamente al voto. Credo che serenamente al voto voglia dire approvare un atto le cui, diciamo, radici affondano nelle amministrazioni precedenti e che questa amministrazione, come al solito, si preoccupa di portare a termine. Grazie.